Seconda polizza. Allora, io intanto ragiono per polizze base, cioè nel senso che oggi un medico, quindi specializzando, strutturato, deve avere due polizze necessariamente. Questa è la tutela legale. Attenzione, la tutela legale, ci sono due tipi di inganni sulla tutela legale. Il primo inganno l'ho vissuto 2 giorni fa con un mio cliente che stava andando in pensione, che chi ti vende la polizza del RC ti dice non ti serve la tutela legale, perché la polizza al suo interno prevede un sottomassimale del 25% di tutela legale. E devi dire, genio! Che cosa vuol dire un sottomassimale? 25% significa che se tu sei assicurato per 1 milione di euro hai diritto a 250.000 euro di spese legali. E io ti rispondo, sei un genio, perché questi 250.000 euro sono per pagare i tuoi avvocati nel momento in cui andiamo alla Corte dei Conti, perché tu devi uscire i soldi. Ma prima che arriva alla Corte dei Conti, io che faccio? A me chi mi difende? A me chi mi aiuta? Quindi non mi devi dire una stronzata di questo genere. Mi è successo 2 giorni fa con un mio cliente. Ma quello mi ha detto così, ha detto mandamelo che gli faccio una faccia così. Ed è perché poi io mi chiamano il killer, perché io faccio così anche con le compagnie, cioè proprio mi vado via al naturale. Quindi sono, diciamo, interconnesse le due. Ok, seconda opzione. C'è chi ti vende la polizza responsabile civile e ti dice vuoi aggiungere la tutela legale? E lì c'è la seconda fregatura. La compagnia di RC, io vi ricordo che darà sempre quella risposta dicendo che per loro il sinistro non esiste. E quindi te lo aprono di cattiva voglia e te lo aprono come cautelativo. Ma come puoi pretendere che una compagnia non vuole aprirti il sinistro? Te lo apre quando trova un broker stronzo come me che li costringe ad aprirlo? Ti debba pure difendere? E domani mattina, quando il tuo avvocato gli fa la chiamata in causa in tribunale, tu devi usare la posizione legale della mia compagnia per chiamare in causa me stesso? Ho visto un asino volare poco fa. Ed era assicurato con la stessa compagnia. È una follia totale. Perché ce la fanno? Perché costa poco. Perché costa di meno. Perché siccome la polizza normale costerebbe 300 euro di tutela legale fatta un'altra compagnia, quella loro ne costa 120. Ma c'è sempre un motivo. Con compagnia separata. Attenzione, perché adesso esco il coniglio al cilindro. Allora io me lo faccio con compagnia separata. Ho trovato una compagnia che me la fa soltanto 30 euro in più. Attenzione, e lì c'è la seconda fregatura, o la terza, o la quarta, fate voi, perché ho perso il conto anch'io. La polizza di tutela legale deve prevedere la libera scelta, mentre il 99% delle polizze di tutela legale prevedono che l'avvocato in fase stragiudiziale lo scelgano loro. Cioè tu paghi uno che non conosci per andare a discutere della tua vita, cioè non ti puoi scegliere anche l'avvocato, te lo puoi scegliere tanto quando arrivi in tribunale. Ma se io lo potevo chiudere prima sta storia, ma perché? Dovete avere una polizza che vi dia la libera scelta dell'avvocato. Io posso scegliere l'avvocato? Solo in Italia, sono una compagnia, Roland e basta, l'unica. Gli altri, DAS, ARAG e compagnia bella, non hanno libera scelta l'avvocato in fase stragiudiziale. In fase stragiudiziale, gli altri prima era in tribunale. Ma è chiaro, è là, dico, se non la può chiudere prima, deve far durare 20 anni una cosa per forza. Dico, se possiamo evitare, evitiamo. Ma scegli le persone competenti che dici tu. Cioè, a questo punto, però, meglio il cugino. Va. Le paga l'assicurazione, perché la compagnia deve prevedere questo. Dimmi. Scusi, una cosa, ad esempio noi qui, non so se ci arrivava, noi siamo il policlinico, ci copre per colpa lieve. Esatto. Mentre la colpa grave dice o te la fai con quell'assicurazione che loro ti propongono annualmente, ti dicono fatela se vuoi, fatela con questi, ad esempio ce l'ho con un'altra assicurazione. È fatto bene. È fatto bene non farla con loro, perché anche lì va in conflitto di interesse. La domanda è questa. Tanti colleghi invece ci sentono, vabbè, visto che può PTV, ma allora, no, allora 500 euro in più, cioè questo è il discorso. Ma perché tanto costa l'RC, costa 500 euro, se vieni da me ne spendi di più. Sì, sì, ma allora, allora purtroppo il problema dell'assicurazione è visto in maniera molto superficiale, e invece è un problema molto delicato che va seguito molto bene. Non è una cosa, io non capisco, ma è un problema di cultura nostra, no?
Noi siamo tutti, io dico in Italia, noi siamo prima fare bene tre cose, siamo politici, allenatori di calcio, esperti di assicurazione. Punto. Vorrei fare accetti, se tu hai una colpa grave, sì, l'ospedale poi si può rivalere su... Assolutamente, si può rivalere lo stesso, anche se non è una colpa, sì, grave. E in questo senso... È gioco fatto, no? Hanno la polizza interna, se la giocano... Il problema quindi non è solo avere la polizza, ma anche tu avere una polizza meravigliosa. Mettiamo che tu hai fatto una polizza stupenda di colpa grave, anche se sono tutte uguali in linea di massima. Però nel momento in cui tu mandi la mail all'assicuratore e ti risponde che non ti apre il sinistro, ti rimbalza tutto e ti rovina i guai. Quindi avere la polizza va bene, ma devi sempre avere chi la sa gestire. Cioè, come avere l'avvocato di... ragazzi, l'avvocato di fiducia, il commercialista di fiducia, l'assicuratore di fiducia, ma adesso uno che sa fare quel mestiere.